Benvenuti a tutti, siamo di nuovo in diretta, quindi benvenuta Greta Beruato. Ciao, grazie, buonasera. Miss Toscana, ciao Greta. Toscana. Allora, benvenuti alle mie collaboratrici, le sorelle Floriana e Francesca Croce, benvenute. Grazie, ciao a tutti, ciao Greta, ciao Davide. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Greta. Ciao Davide. Allora, Greta, prima di partire, ci ha detto l'età, io insomma un po' mi sconvolge perché il tempo per noi È un po' passa. tremato. Comunque, il futuro è loro, è giusto che sia così, e quindi beati voi, diciamocelo chiaramente. Allora, chi rappresenta di voi due la nostra Greta? Chi la vuole presentare? Allora, posso presentarla io, Francesca Uguale. Allora, Greta Beruatto, 19 anni, è la figlia di una mia amica, fra l'altro, ed è Miss Toscana. Io me la ricordo, Greta, posso dirlo, vero, tanto, quando giocavo nella squadra maschile dei 99. Era una bambina, era l'unica femmina, fantastica, veramente, guarda, era eccezionale. Ora poi me la ritrovo in Miss Toscana, quindi volevo dire, Greta, Un te la salto. ricordi? Tengo a dire che ho fatto anche un gol di rovesciata da piccola, lo vorrei sottolineare. Me la ricordo, guarda, fantastica. Quindi un po' maschiaccio, come piacciono a me, ragazze. Ascolta, Greta. Niente, parlaci di questa esperienza, perché prima di tutto presentati un po' chi sei, cosa fai, e poi comincia, parlaci di questa esperienza, com'è stata, perché è un po' particolare, perché avete fatto tutto in streaming. Sì, diciamo che io sto cavalcando l'onda Covid, ho fatto l'ultimo anno di superiori chiusa in casa, primo anno di università chiusa in casa, esperienza di Miss Italia, tutto streaming online, quindi sono proprio pro Covid io. E comunque bellissima esperienza, anzi è stata una grandissima opportunità, tantissime persone non possono uscire di casa, invece noi abbiamo avuto la possibilità di stare insieme anche con altre ragazze, con cui ho legato tantissimo, tra l'altro, e mi sono divertita tantissimo. Insomma, non è stata un'edizione classica, però vabbè, dai, è andata bene. Io comunque faccio economia e comunicazione e marketing e organizzazione di impresa Reggio Emilia e sono nata a Trieste e niente, mi sono diplomata al liceo classico. Senti, Greta, te la faccio io una domanda, ma Vai. com'è che ti è venuto in mente di concorrere per Miss Italia? No, Dici dal calcio come sono arrivata in passerella. a parte il calcio, ma insomma, non No, tutte, mi sembri io ti ho guardato un po' il profilo, tutto, insomma, non sembri proprio la tipa da Miss Italia, no? infatti è stato molto casuale con mia mamma, eravamo nel letto. E così per scherzare mi ero iscritta e poi era andata la cosa nel dimenticatoio, visto che è successo mesi e mesi fa. Tra l'altro, poi mi era arrivato un messaggio, guarda che se vuoi partecipare devi fare questo video di presentazione. E io inizialmente non ero stata scelta, ma erano state scelte altre cinque ragazze, tra cui un'altra di Arezzo. E poi non so cosa sia successo, ma hanno sbagliato a mettere il video, c'era una scadenza comunque, sono andati oltre, non ne ho idea. Fatto sta che hanno rivalutato il mio video, che è stata tipo una parodia di me stessa, invece sono proprio in quel modo, tutta impacciata, che non riesce a parlare, vabbè. E niente, sono finita lì veramente per caso, anch'io a volte me lo chiedevo cosa stessi facendo là, però bene, sono stata contenta comunque. Allora, Francesca. Ascolta Greta, no, anch'io mi fa piacere questa cosa perché anch'io ti ricordo, tu sei amica comunque dei nostri figli, sia di Lorenzo che di Andrea, ti conoscono bene, io ti ho visto sia nel campo da calcio con i capelli corti così a Ma sai lavaschiaccio perché ce li avevo? Volevo imitare mio fratello Pietro, che lui c'aveva i È vero. capelli corti e si faceva la cresta, io assolutamente anche dovevo farmi la cresta e quindi me li sono fatti tagliare. Mamma mia. E poi ti ricorda le feste, insomma, sempre molto attiva anche con gli amici, per cui tutto mi sarei immaginato tranne che Di a Miss Italia. Miss Italia come tipo, però insomma, è bello perché a noi ci piacciono le ragazze più così che quelle tutte costruite. Ti volevo chiedere una curiosità,
Ora, tu hai detto che ti sei divertita, che avete fatto amicizia, è vero che è stata un'edizione anche un po' particolare, sicuramente, ma il rapporto fra le candidate Miss è veramente con tutte così idilliaco oppure in realtà ci sono anche quelle cattive, c'è la competizione, sono tutte amiche, tutte meravigliose? Perché a Allora. sentire sembra tutte una cosa, una favola, tutte brave, tutte belle, io non ci credo. Vabbè, noi donne siamo vipere, lo sappiamo. No, comunque veramente io sono riuscito, cioè ho legato veramente con poche ragazze, seriamente, quelle con cui ho legato, veramente simpaticissime. Anch'io mi aspettavo di trovare la maggior parte, visto che io sono proprio esterna a questo mondo, sono una più terra-terra, l'ho detto anche poi a Miss Italia, scarpetta da ginnastica, veramente quei tacchi mi stavano uccidendo, non vedevo l'ora di toglierli. E invece ho trovato proprio delle ragazze come me, terra terra, tranquille, chiaro, c'erano quelle che non se la credevano, comunque, come si può dire, che pensavano di vincere, forse un po' più acidelle, ma comunque in generale ci siamo trovati tutti abbastanza bene. Bene, Beh. bene. Anzi, Floriana. sono stata tanto amica con Beatrice, che era la seconda classificata. Lei, una donna spettacolare, veramente un mito è lei, veramente tanto. Infatti speravo vincesse lei. Nulla a togliere all'altra ragazza, ovviamente, però con lei avevo legato un rapporto bellissimo. Ma scusate, sorelle Croce, ma voi avete mai partecipato a una gara di Miss Italia? E No, no, personalmente no. come mai? Perché non ci ho mai pensato, Perché sinceramente. Perché non c'era la mamma lì a dire non scriviti. La mamma Non non ci ho mi mai aveva né mai pensato scritto. né creduto che potessi partecipare, quindi Lo so, sinceramente non. una cosa che non mi è mai venuta a mente, sinceramente. Ma neanche Però. io. Invece te, Greta, è la mamma che ti spinge? È la mamma, ma veramente ero nel suo letto con il telefono e ci è venuto fuori Miss Italia, ma l'avevamo fatto veramente per ridere così, infatti non Ma quindi è pensavo. vero che sono, perché lo dicono più o meno, lo dicono tutte, che è sempre la mamma che spinge. Me l'hanno detto anche a me, è sempre la mamma, ed effettivamente è vero. Poi in realtà quando ero lì mi sono messa in gioco io e insomma ci ho provato io per me stessa, poi vabbè, quel che è. Ma perché anche la tua mamma aveva provato a fare Miss Italia? No, non Miss Italia, ma mia mamma era stata nominata una delle più belle del Friuli Venezia Giulia, una più bella di Trieste, insomma, ed è Ah, stata vabbè. anche Miss Mamma Italiana, mi sembra. Allora, Mamma insomma, d'oro. qui siamo ad alti livelli, quindi le aspettative sono enormi. Allora, Floriana, vuoi chiedere qualcosa a te o vado io? Volevo dire, dico, comunque è una bella esperienza, si è presa in maniera come l'ha presa Greta, insomma, che è una ragazza che conosco così ora, sì, la ricordo da ragazzina, insomma, però è una ragazza spontanea, ecco, che è semplice, spontanea, come dire, che ha carattere però, volevo dire. Quindi come è questa cosa l'ha presa in maniera giusta, va presa in maniera giusta, senza tante competizioni, tanti, come dice Francesca, acidità, no? E ti voglio fare una domanda un pochino più seria, diciamo. Che cos'è per te la famiglia? È impegnativa questa domanda. Visto che si parla della mamma. Magari No, vabbè, anche più io. presto per pensare alla famiglia, no? No, la famiglia, cioè, come la vede la, no, la famiglia, in Sì, futuro, ho lei. capito. Io ho avuto in realtà la fortuna, sempre grazie ai miei genitori, che, di aver avuto una famiglia sempre molto unita. Non so in quanti possano dire di avere dei fratelli che siano legati, con cui vadano d'accordo. Io vado d'accordissimo con i miei fratelli, ci sentiamo più o meno ogni giorno, spariamo le nostre cavolate nel gruppo di famiglia, abbiamo tutti più o meno lo stesso senso dell'umorismo, tranne mio papà, che è uno di quelli che fa le battute tipo black humor, capito? Un po' quelle che non fanno ridere, insomma, però fa ridere uguale lui, è bravo. E anche con mia sorella, che lei sarebbe la mia sorellastra, ho un rapporto bellissimo, anzi è una delle donne che invidio più in assoluto, veramente bellissima, bravissima, con una famiglia spettacolare. Infatti questo Natale mi dispiace tantissimo che non riusciremo a stare insieme,
mio fratello Pietro probabilmente rimarrà da solo, non si sa se riusciranno ad andare. Infatti, vi faccio vedere che qui c'è tutta la mia famiglia. Ah, ecco, infatti te lo stavo per vedere chi erano, quindi Sì, mia chi mamma c'è. sono quelli? Tutti fratelli? No. Sì, c'è. Vabbè, mia sorella laggiù, mio fratello Andrea, Pietro e io. Vabbè, non Tutti sei tanto mia bruttini siete mamma. a casa, vero? Greta? Siete tutti bruttini a casa. È in foto, è in foto. Complimenti, complimenti a babbo e a mamma perché hanno fatto un bel lavoro, Ottimo direi. lavoro, sì. Certo. Senti, Greta, ti volevo chiedere questo, no? Allora, chi le donne, insomma, quelle più impegnate in politica, più spesso guardano con molto, insomma, un po' con distacco, no? Chi offre il proprio corpo per, come dire, per fini. Insomma, lo vedono un po' un uso poco corretto, non, ora non voglio dire non è poco corretto, però diciamo una parte, le femministe, mettiamola così, quelle che ai nostri tempi si chiamavano femministe, che magari guardano questo modo di porsi della donna come un po' la donna oggetto dell'uomo, no? Perché poi alla fine è la bellezza che viene messa in mostra, eccetera, ecco, te che pensi in merito a questo? Da che parte stai e pensi, insomma, che invece non ti senti di offrire il tuo corpo che possa ridurre il valore tuo come donna? Io credo che una donna debba fare ciò che vuole con il suo corpo, ovviamente, cioè, non c'è nessun limite. Ho visto anche io tantissime critiche, per esempio, a quelle donne che magari si fanno una foto un po' più, non so come dire, un po' più spinta, ma chi se ne frega, ma se si vede bella una donna, ma perché non. Se una donna è bella, perché non si deve far vedere? Ma farà quel che gli pare, ma chi se ne frega? Poi noi donne siamo veramente acide, perché le donne, cioè, ci sparliamo dietro, abbiamo questa abitudine di una donna è bellissima e anziché dirgli che è bella, la offendiamo, non si sa perché. Invece io sono, cioè, libera di fare, una donna deve fare ciò che vuole, quando vuole e come vuole, fine. Però scusa Greta, ma pensi è meglio che una donna si dica di una donna è intelligente o che si dica è bella? È intelligente, infatti io non metto in dubbio che una donna che si mostri perché è bella non sia anche intelligente, anzi, cioè. Quindi insomma, l'hai detto, poi stai studiando, quindi credi a questi valori, cioè non è No, che non. assolutamente, pensa che tantissime persone mi ha sbalordito questa cosa, ma tantissime persone mi hanno chiesto: ah, ora che fai Miss Italia smetti gli studi? Come smetto gli studi perché sono arrivata fino a Miss Italia e sta roba mi ha sorpreso tantissimo. Sembrava una cosa quasi scontata e invece no. Ora io poi il mio percorso di studi lo devo ancora un po' più definire, non sono proprio, cioè sono convinta di quello che sto facendo in questo momento, ma sai, nella vita non si sa mai, si cambia idea ogni tanto. Quindi Allora, ora mi mette in crisi perché io gli volevo chiedere cosa farà Greta da grande. Greta da grande sappiamo che non farà la giornalista come pensava da piccola, non farà la veterinaria come pensava da piccola, non sarà la presidentessa degli Stati Uniti d'America come pensava da piccola. Greta da grande è un bel punto interrogativo che non vedo l'ora, insomma, di scoprire, ma giorno per giorno. Ieri ero a Miss Italia, oggi torno a studiare, insomma, non si sa mai, vediamo. mi piacerebbe comunque in un futuro molto, molto prossimo avere una famiglia numerosa come la tua oppure un figlio unico, ad esempio. No, Così, è io ho proprio. tantissimi, cioè siamo in quattro in famiglia, figlio unico mai, assolutamente. Anzi, vorrei quattro figli a mia volta. Bene, ma più giovani che ripopolano questo paese. Senti, il tuo rapporto con lo sport qual è?
Bene, dai, ho fatto tantissimi sport nella mia vita, veramente dal calcio, tennis, nuoto, ginnastica, danza, ho provato baseball, ho fatto, oddio, come si chiama? La corsa, dai, atletica ho fatto in America e correvo gli 800 metri, bellissimo, non me lo dimenticherò mai, che io ho fatto un anno negli Stati Uniti, ok, in quarta superiore. Che tempi facevi? Me le ricordo comunque, ti dico soltanto che nella prima corsa che dovevo fare, dovevo correre gli 800 metri, era la prima gara, e c'era questa ragazza accanto a me, gli faccio oh, bocca al lupo, buona fortuna, così un po' da sbruffona, capri, dovevo soltanto correre, chi è che non riesce a correre, no? Non faccio neanche un giro, mi inizia a prendere un attacco di panico, tipo mi sentivo tutta confusa, braccia pesanti, non respiravo, mi fermo, volevo tornare indietro, poi non so perché sono riuscita a finire, arrivo tipo dopo 5 minuti, tant'è che c'era mia madre ospitante lì con il telefono che non sapeva più cosa fare, e torna questa ragazza chiaramente a farmi, oh comunque sei stata brava, complimenti, io Oh, grazie. grazie. Giustamente. Quindi non ti eri allenata, sei di quelli che si butta anche senza allenare, senza essere pronti? Avevo provato, ma perché io non avevo mai fatto sport a livello agonistico, no? E quindi non avevo mai fatto gare. Poi lì in America mi si è presentata questa occasione e l'avevo un po' sottovalutata. E invece sì, insomma, ho fatto schifo. Anche perché gli 800 sono in assoluto forse la gara più difficile che c'è, quindi L'ho notato, infatti poi l'ho detto a mio papà, hai visto te, dico vai di là che la mia famiglia sono tutti degli sportivi, io sono scarsissima, cioè sono tutti infatti te l'ho fisicati. chiesto per quello, pensavo insomma, visto da un punto di vista fisico sembri un atleta, quindi evidentemente pensavo che eri anche praticante, invece sembra che No, mi alleno a casa, dai, ogni tanto, ma sono una polenta, cioè non ce la faccio. A volte ho dei momenti no. Floriana. Senti, una curiosità, tante volte abbiamo parlato in questa trasmissione di questo periodo, no, particolare, che è il periodo del Covid. Allora mi faceva piacere parlare con una giovane e capire che cosa ne pensate voi, cioè cosa ne pensi te, come l'hai vissuto, come lo stai vivendo a scuola, all'università, anche in questa esperienza che hai portato avanti. Ecco, come la vivete dal punto di vista anche psicologico? Te l'ho detto, io praticamente ho passato quelli che dovrebbero essere i miei momenti migliori, cioè l'ultimo anno di scuola, delle superiori, il primo anno dell'università, a casa praticamente, cioè non è stato chiaramente la stessa cosa, mi è mancato poter andare a scuola, lo dico sinceramente, non me ne vergogno, mi mancava andare a scuola, stare con i miei compagni di classe, vivermi l'ultimo giorno di scuola, fare il cenone con tutti i professori, sono cose che purtroppo ora non me ne posso più rivivere, insomma, quindi questo è stata una brutta batosta. Dall'altro lato, sai che si dice tanto, ah, ora pensiamo, insomma, ci rendiamo conto quanto manca il caffè, quelle piccole cose. Invece io mi sono resa tanto conto che mi mancava invece il momento con la mia famiglia, la possibilità di starci insieme, i giochi in scatola la sera, che veramente si erano un po' persi negli anni, forse quando ero più piccolina ci mettevamo a giocare tutti insieme a carte. E quindi da una parte ho ritrovato dei bei momenti che mi sono mancati, mi sono anche allenata insieme a mio papà, a mio fratello, tutti insieme. E dall'altra chiaramente mi manca la mia libertà, poi non so se ci credete, ma io sono dell'acquario e sono fissata con i segni zodiacali più o meno. E quindi mi manca la mia libertà, la mia indipendenza, fare ciò che voglio, quando voglio, assolutamente. Però va bene così, mi adeguo e non fa niente. Spero di poter tornare al più presto, insomma, alla normalità. Francesca? Bella cosa hai detto. No, stavo riflettendo che questi ragazzi, insomma, un po' tutti stanno vivendo questa cosa nella stessa maniera. Andrea oggi mi diceva la stessa cosa. Niente, passiamo a una cosa un pochino più frivola.
perché sennò poi dopo diventiamo troppo seri. Allora, siccome oggi mi hai detto che tu sai che io sono una fissata per il make-up, faccio il mio tutorial, a proposito, domani sera vi aspetto alle 9 e Domani mezzo assolutamente ti guardo, che devo imparare. Non so neanche cosa mi sono a fatto fare in faccia, aiuto. Volevo sapere, per Miss Italia, dato che eravate in streaming, come ti sei truccata? Chi ti ha truccato? Perché non credo, cioè, avevate i truccatori o avete fatto da sole? Sì, per fortuna avevamo i truccatori dell'area make-up che ci hanno truccato tutte bellissime, cioè per me era tipo, oh mio Dio, wow, queste qua usavano 1.000 pennelli, una addirittura, guarda, questo non l'ho mai visto, una ha fatto il mascara, cioè non è che ha preso il Sì. mascara, l'ha fatto, io, oh mio Dio, wow, era bellissimo, mi si è realizzato un sogno, perché io veramente non mi so truccare, ho sempre desiderato qualcuno che mi facesse insomma una bella faccia, che sapesse sistemare i colori, quindi benissimo. Poi Sì, ho io. visto un tuo reel su Instagram che ti davano il blush, che era prima. Bene, mi fa No, sì, piacere. benissimo. Ma mi spieghi come avete fatto a fare, cioè, la sfilata, no? Perché noi nell'immaginario abbiamo Miss Italia in costume, che scende la scala, poi la tuta da sera. Cioè, tutto questo come l'avete realizzato? Cioè, è tutto In in streaming? pochissimi giorni è successo, non lo so, penso ci avessero pensato prima, spero, comunque in pochissimi giorni. Meno male che non c'è stata la sfilata perché io veramente sarei caduta, quei tacchi, boh, mi hanno distrutto i piedi, però bellissimi, bellissimi, mi sentivo più alta. Sai quando ti metti un vestito, sempre con le scarpette, poi lo provi con i tacchi, era un vestito nuovo praticamente, Principessa, bellissimo. Ma ecco, proseguirà così anche Miss Italia oppure sarà in presenza? Sarà come questo sapete. sarà da vedere, insomma, le circostanze esterne come saranno. Ora spero che questo vaccino a gennaio funzioni, possa risolvere qualcosa. Comunque dipenderà dalle circostanze. Ma il concorso è finito? Oppure ci sono già Ora delle è vincitrici, sì, oppure ora è no? finito, ora è finito, ha vinto Martina, mi sembra, comunque Miss Roma, però hanno dato la possibilità a noi altre ragazze di poter partecipare di nuovo alla prossima edizione e questo sarà da vedere, insomma, da definire ancora se riprovarci di nuovo o lasciar stare. Floriana. Sì, dicevo, ho visto una tua intervista e mi sono fatta una risata perché parlavi delle unghie, no? Avevi scoperto il mondo della manicure, avevano fatto la manicure, avevi scoperto le unghie quadrate da quelle Quadrate, tonde. tonde, cioè io mi guardavo le unghie e pensavo fossero quelle, che tutti avessero le stesse, invece no, wow, è stato fantastico. Capito? E poi io mi sono messa uno smalto trasparente, capito? Mi immagino cosa ci potrebbe essere di nuovo, cioè un mondo a parte per Quindi me. un mondo che non conoscevi, hai Ma scoperto un bellissimo. mondo che non conoscevi. Che poi mi avevano fatto il massaggio, veramente avrei potuto scrivere la Divina Commedia, avevo le mani che stavano volando. Ma come, cioè, ma te da casa facevi tutto, ti sei spostata da qualche parte? No, in Venivano realtà. loro tutti a casa tua? A quelli delle unghie? Sì, in generale, tutte queste figure che venivano a prepararti. Hai fatto tutto da dentro casa oppure dovevi prima ti preparare e poi. No, vabbè, quando ero lì io sono stata a Roma per 2 giorni, ero arrivata sabato a Roma, poi loro venivano nelle nostre stanze, io restavo Ah, sempre ok, ho con capito. la ragazza, sì. Ma ecco, per il problema del Covid è così e. Noi siamo state tutte tamponate, le ragazze che ci truccavano erano mascherina, erano tutte doppia mascherina, non so cosa, casco tipo, insomma, erano attentissime, guanti. Noi ragazze siamo state tutte tamponate, anche i ragazzi dello staff. Senti, ti piacerebbe ora partecipare a qualche reality? Sì, dai, guarda che non ci avevo mai pensato, ma quando mi sono trovata lì su quel palco ho detto, ma forse non è che mi ci trovo così male, eh. Ci stavo abbastanza bene, poi mi piace chiacchierare, quindi sì, potrei provarlo qualche reality. Bene, allora voi
Dico la tipa giusta perché comunque è una ragazza molto spigliata e simpatica alla mano, quindi non so che cosa gli possa portare, sicuramente un po' di fama, quello sicuramente sì, però insomma, Comunque reality. continua a studiare, brava, mi è Sì, sai, piaciuta la questa. base volevo dire questo, non volevo essere la solita mamma rompiballe, però No, devo dire ma che ci sono reality. base lo so io anch'io da sola, non ti preoccupare. Di base lo studio, poi se ci sarà qualche offerta, Brava, magari ecco. senza. Però insomma, di base si studia. Infatti, anche oggi. Senti, hai ricevuto parecchie avance dopo questa avventura oppure no? No, qualche messaggio carino l'ho ricevuto, mi ha sorpreso tanto alcuni miei amici che non siamo dei tipi che ci diciamo ti voglio bene di qua e di là, invece ho ricevuto dei messaggi bellissimi e dai miei amici in particolar modo mi fa veramente più piacere che chiaramente da altre persone esterne, anche se comunque fa sempre piacere ricevere un bel messaggio. Bene, allora. E dalle amiche, scusa, la domanda perfida, dalle amiche le hai ricevuti messaggi? Dalle amiche sì, perché io ho due, tre amiche, due, tre Ah, amiche ok. serie, quindi sì, contatissime ce l'ho. Anzi, erano lì che commentavano quando ho ripreso il telefono dopo Miss Italia, mi sono trovata una valanga di messaggi. Ah, Greta, di qua, di là. Bene, Bene. allora. Io direi che siamo arrivati alla conclusione. Se vuoi dire qualcosa, Greta, che ti viene in mente, ci vuoi mandare un messaggio ai tuoi coetanei? Ti viene E in mente cosa posso dire, che ho concluso la mia esperienza Miss Italia perdendo il treno, ovviamente ne ho dovuto prendere un altro, sì, niente, tra l'altro un altro con un cambio che non stavo nemmeno riuscendo a prendere il cambio, devo mettere la testa a posto, bene, sei giovane, vai. sono bambina, Allora, noi faccio facciamo sopravvivere. in bocca al lupo per tutto perché sei giovane e il futuro è davanti. Grazie. Quindi ti ringrazio veramente, è stato veramente un piacere. Ringrazio anche Floriana e Francesca che ti hanno invitato, che ti hanno. No, grazie a voi veramente, grazie Allora, grazie Greta Beruato, Miss Toscana, grazie Francesca Croce. Grazie, ci vediamo domani alle 9:30. Io Ricordo. sarò collegata domani alle Grazie, Greta. 9:30. Allora, coinvita Grazie mille. anche lei una volta, la facciamo truccare insieme a Eh te, dai. certo, ma guarda, per l'anno nuovo ho una fila che non finisce più. Perché Vai. mi chiedono, sai, tante mi stanno chiedendo di Bene. venire, quindi Greta sarà una delle prossime. Bene, allora grazie Floriana, grazie Francesca, Grazie. Grazie a voi. grazie Greta e grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci rivedremo comunque tra poco alle 22 con tutti i nostri ascoltatori. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie mille, Ciao a tutti, arrivederci. grazie. Ciao. Ciao.